GF VIP 7, Spinalbese censurato mentre parla Belen, litigavamo e me ne andavo. Antonino Spinalbese è uno dei concorrenti del GF VIP 7. Nel corso di una chiacchierata con Charlie Gnocchi, il 27enne di La Spezia ha deciso di fornire ulteriori dettagli sulla fine della relazione con Belen Rodriguez. Mentre il concorrente stava parlando, la regia ha deciso di censurare il discorso. Stuzzicato da Charlie Gnocchi, Spinalbese ha deciso di rivelare perché la favola d'amore con Belen è giunta al capolinea. Il 27enne ha ribadito che lui e la showgirl sudamericana vivevano su due mondi differenti, c'erano i fotografi, il gossip. Punto. Sulla base di quanto dichiarato, Antonino ha ammesso, c'erano tanti problemi che si sono creati. A detta dell'imprenditore creativo, in una relazione il bene non basta. Durante la chiacchierata confidenziale con il compagno d'avventura del GF VIP 7, Spinalbese ha rivelato, litigavamo e me ne andavo, scappavo. Il diretto interessato ha spiegato di non amare le discussioni. Quindi appena la coppia cominciava a litigare preferiva andare via di casa. Oggi, Antonino è riuscito ad archiviare la delusione per la fine della storia con Belen. Ma ha ammesso che se non fosse diventato papà avrebbe cambiato vita andando a vivere fuori dall'Italia. Antonino Spinalbese ha proseguito, parlando della sua bambina. Il 27enne ha confidato che prima di incontrare Belen non sentiva l'istinto paterno, da giovane volevo sposarmi. Ma non volevo avere figli. A tal proposito, il concorrente ha riferito che avere una figlia cambia completamente la vita. Antonino ha ribadito che sua figlia è tutto per lui, mi manca, ma so che fuori ha tutto l'amore. Nella chiacchierata Spinalbese ha rivelato che Luna Maria è nata a Padova perché esiste un centro eccellente per far nascere i bambini. Mentre Spinalbese stava raccontando ulteriori dettagli, la regia ha deciso di censurare il concorrente. La scelta potrebbe essere dettata dal fatto che Belen Rodriguez non gradisca sentire il suo ex parlare della relazione all'interno della casa di Cinecittà. Un velo di tensione tra Spinalbese e Belen, si è percepito fin dal video di presentazione del 27enne. Antonino, infatti, non ha mai menzionato la showgirl sudamericana, anche se non ha potuto fare a meno di parlare della storia, il mondo del parrucchiere mi ha portato a fare un incontro fatale. Lo stesso concorrente aveva ammesso che lui e Belen sono sempre stati su due mondi diversi. Incalzato da signorini sulla liaison conclusa con Belen, Spinalbese aveva ribadito di voler salutare la figlia Luna Marie piuttosto che la sua ex. Și poate îți dau totul peste cap, că poate fac doar lucruri care-mi plac. Poate nu mă îmbrac la costum, poate nu spun minciuni. Sunt liber să fiu stăpân pe ce fac și ce spun, știi? Nimic nu mai e la fel, copilăria s-a maturizat sever. S-a lovit până acum de fel de fel, de oameni de păreri, în tipuri de caracter. Și văd cum unii stau degeaba, frate, sunt mulți, dar văd și alții care luptă încercând să mute munți. Oameni care au ceva de spus, oameni care vor să ajungă tot mai sus. Ai mei, ai mei, ai mei, ai mei, n-au avut habar.